Eccoci qui, buongiorno, grazie per essere intervenuti. Si sente bene? Sì? Sì? Ecco, sì, io sono qui per presentare, ma più che per presentare, per ascoltare come voi e magari poi per introdurre un piccolo dibattito, magari delle domande su quello che dice Igor Sibaldi, che non ha bisogno di grandi presentazioni perché è un conferenziere piuttosto conosciuto, che si occupa di tanti argomenti, ma in particolare direi è partito dalla filologia e poi è approdato a studi che sono legati magari alla filologia, come tanti argomenti, come la mitologia, la religione, la filosofia. È un conferenziere di grande capacità. Parlando al telefono l'altra sera, gli chiedevo appunto delle sue attività, eccetera, mi ha detto un numero impressionante, cioè che un anno, non mi ricordo se 2019 o 18, che cosa, Tutti gli anni. 180 conferenze, ricordo bene, la cosa 160. 160 mi ha impressionato e gli ho detto: ma sei come Mark Twain. Dice: beh, vabbè, ma ce ne sono stati tanti che vivevano facendo i conferenzieri. Per cui l'argomento di questa conversazione è molto interessante perché si tratterà di sensazioni, sentimenti, che sono parole che si somigliano, suonano allo stesso modo, ma indicano realtà differenti, sensazioni, sentimenti e, legato a questo, che cosa ostacola la genialità? Questo è il tema. Quindi, che cosa ostacola la libera espressione dei, io dico così, dei nostri talenti, delle nostre capacità, della nostra personalità? Ecco, per cui sono molto curioso di sentire quello che ci dirà Igor. Grazie, grazie mille per questa presentazione. Poi sullo sfondo c'è la follia, naturalmente. Questo è il Festival della Follia e la prendiamo un po' larga, però tra una mezz'oretta ci arriviamo alla follia. Facciamo prima un giro. Il punto di partenza di questo giro è che vorrei richiamare la vostra attenzione sul pericolo di dare per scontato il significato di certe parole. Non dice le usano tutti, quindi vorrà dire qualcosa, no? Più o meno so cosa vuol dire. Invece no, tante parole, se le guardi bene, non vogliono dire quello che sembra, vogliono dire delle altre cose. Di solito nell'ambito scientifico, questo dare per scontato che una parola vuol dire più o meno quella roba lì, non dovrebbe succedere. Per esempio in chirurgia non succede. Dice passami il bisturi. O l'alceo emostatico, cioè l'altra gli passa l'infermiera gli passa il bisturi, se no sono problemi grossi. In odontoiatria non succede, c'è cioè un'otturazione, non è una devitalizzazione. Neanche in psicologia sì, in psichiatria sì, succede. Succede in modo clamoroso ultimamente perché ci sono queste due belle parole. Che in italiano hanno la stessa origine, no? Sentimento e sensazione, derivano dal verbo sentire. L'italiano è una lingua abbastanza ricca, era una lingua abbastanza ricca. Sentire vuol dire sentire, no? Sentire, sentire, mi seguite? Sì, si vede. Sentire, sentire e un sacco di altri significati. È una lingua generosa l'italiano, può usare certe parole con una gamma amplissima. E succede che c'è il sentimento e c'è la sensazione, che derivano da sentire tutte e due. Però sono due cose completamente diverse. Siamo d'accordo su questo? Non ancora. Tra un quarto d'ora saremo d'accordo in modo molto irritato. Cioè, se tutto va bene, vi verrà voglia di protestare con qualcuno. Da chi vado a lamentarmi? Cioè devo chiedere i danni a questo punto, però tra un quarto d'ora. Ecco, il problema è che nella psichiatria, nella psicologia, ultimamente gli anglosassoni sono i padroni. Non so se lo sapete, se prendete una rivista che si chiama Psychiatry
Scientific American Mind, dove ci sono tutte le grandi novità psicologiche, psichiatriche, eccetera, vedrete che è tutta roba anglosassone, tutta, eh? Poi c'è la neuropsicologia. Neuropsicologia ha i testi solo, principalmente in americano e un po' in inglese. Sembra che sto saltando, non sto saltando. In italiano si dice sentimento, sensazione, giusto? In tedesco si dice Empfindung, Fühlung. In francese sentiment, sensation. In russo чувство e ощущение. Sono due diverse parole, nettissimamente diverse. Anche in polacco, non mi ricordo mai in polacco, però anche in polacco sarà censtvo e ощущение, qualcosa del genere. Come si dice sensazione in inglese? Feeling. Come si dice sentimento in inglese? Feeling. Però ci sarà un modo per dire... No, non c'è. Me ne sono accorto perché stavano traducendo un mio testo in inglese e il traduttore mi dice, guardi, non posso tradurre questo, cioè queste 20 pagine, non gliele posso tradurre. Perché da noi non c'era differenza tra sentimento e sensazione. Era un testo di psicologia. Dico, non è possibile. Poi, vedendoci, sì, c'è feeling. Dice, ma voi come dite? Feeling. E in psicologia, e proprio in quei tempi, stavo leggendo un libro di Antonio Damasio, che è il capo, non è italiano, sembra italiano, ma non è italiano, è portoghese, portoghese che sta in America, che è il capo assoluto della neuropsicologia, e il traduttore Einaudi a pagina 8 dice, mi scuso col lettore, i lettori, libro di tante edizioni, ma in inglese non c'è la differenza tra sentimento e sensazione. Quindi vedrete che io non mi sono permesso, dice il traduttore, di forzare, per cui a un certo punto il discorso non tornerà in italiano. Però è così, non ci posso far niente. Nota a pagina 8 dell'edizione dei testi principali di Damasio. E uno dice, ma come fa una persona a costruire una psichiatria? Perché sono psichiatri, no? Una psicologia anche soltanto, senza avere presente la differenza tra sentimento e sensazione, che è fondamentale. Voi sapete adesso che sono due cose diverse, tra 10 minuti saprete che sono due cose totalmente contrapposte e che esiste un mondo del sentimento non tanto ricco e su un mondo delle sensazioni che è ricchissimo, ricchissimo, trascurato, colpevolmente trascurato. Il mondo del sentimento è conservatore, vedrete, ve lo sto anticipando, il mondo delle sensazioni è geniale. La persona normale si basa sul sentimento, normale da tutte le virgolette che volete, ma anche senza. La persona geniale, pazza, si basa sulle sensazioni. Un pittore che dipinge col sentimento fa quadri noiosi. Un pittore che quando dipinge dice cosa sente, cioè immagino un pittore, un Van Gogh che dipinge un campo di grano, no? Ecco. Un amico di Van Gogh dipinge il sentimento del campo di grano. E viene la solita roba, insomma, campo di grano. Van Gogh dipinge la sensazione del campo di grano. Resti sconvolto dal campo di grano di Van Gogh. Nella psichiatria attuale, che è influenzata dalla cultura anglosassone in maniera che non avete idea in Italia, per esempio, in un testo di psichiatria attuale leggo che il vocabolario attivo delle persone è di 12. Sapete cos'è il vocabolario attivo? Dovete saperlo, perché è una cosa importante. Il vocabolario attivo in qualsiasi lingua sono le parole che un cittadino di media cultura di quel paese sa usare senza batter ciglio. Tavolo, vocabolario attivo. Microfono, vocabolario attivo. Surrettizio, non so, mi ricordo, deontologia, inferenza, questo qui non è vocabolario passivo, c'è, va a vedere su Wikipedia in un attimo lo sa,
proprio quello repressivo. E dice questo testo di psichiatria nell'università Bicocca di Milano, dice: il vocabolario attivo dell'italiano è 12.000 parole. Il vocabolario attivo dell'italiano una decina di anni fa, ed è peggiorato da allora, era di 2.000 parole. 2.000 parole. Il vocabolario attivo dell'americano è 12.000 parole. Quindi vedete come filtra la cultura anglosassone in questo modo? E in questa cultura che filtra, che determina la psichiatria, e se, sai, se il docente non sa queste cose che stiamo dicendo, lui ragiona in termini americani e pensa che la differenza tra sentimento e sensazione non conti niente, perché in inglese si dice feeling, ha un'idea della mente che rimane molto indietro da quella che era nell'Ottocento. Vediamo un po' sentimento e sensazione cosa vogliono dire. Adesso arriva le sorprese. Adesso. Scusa Igor, ma per essere sicuro di aver capito bene, quindi un americano medio ha un linguaggio molto più ricco di un italiano medio. Sì, sei un animo cattivo. Per cioè, 12.000 io ho cercato 2.000. Di non dirla questa cosa. Però. Beh, è una constatazione. Dunque, un po' sorprendente. No? Vocabolario attivo è il diametro del tuo mondo. L'inglese parte meglio di noi, perché l'italiano ha 300.000 parole. L'inglese ne ha 1.000.000. L'inglese del vocabolario. Cioè, vocabolario inglese è così, vocabolario italiano è così. Tedesco ne ha meno di noi, 280.000. Però, vocabolario attivo italiano, 2.000 parole. Il mondo, per un inglese o per un italiano, è lo stesso. La musica è la stessa, i sapori sono gli stessi, le esperienze fondamentali sono le stesse. Però l'italiano ne vive soltanto in misura di 2.000 parole. Cioè il mondo italiano è di un sesto, è un sesto del mondo anglosassone. Un italiano ha un sesto delle possibilità, un bambino italiano ha un sesto delle possibilità che ha un bambino anglosassone. Dice, beh, i tedeschi saranno come noi. Purtroppo no. I tedeschi sono pari a noi, i tedeschi hanno 25.000 parole di vocabolario attivo. Quindi un tedesco che parla con un italiano dopo un po' non te lo fa vedere, ma sbadiglia. Si può sbadigliare senza farlo vedere. Cioè si può sbadigliare, all'università si imparano queste cose. Per non sbadigliare davanti al professore sbadigli con le orecchie. Sapete come si fa? Faccio vedere. Non vi siete accorti, no? Ho sbadigliato con le orecchie. Ecco, il tedesco sbadiglia con le orecchie ascoltando un italiano dopo 10 minuti che parla, perché non dice niente. Non si capisce cosa dice. Troppo poco. L'italiano è dialetti. Quindi è alla mimica, è alle pause, è alle sonorità. Per cui l'italiano che parla con l'italiano se ne frega delle 2.000 parole e riesce a comunicare molto di più, però tra italiani. Tra italiani. Se una persona fa l'errore, comunicando con un italiano, di usare più di 2.000 parole, risulta fastidiosa, perché dice cose che inconsciamente mi suscitano delle reazioni di esclusione. Ha detto delle parole, mi è antipatico, non è perché ha detto quelle parole, ma perché ha delle scarpe brutte. Una volta una signora mi ha detto durante una conferenza, mi dice, lei ha una bruttissima cintura. Io lo so che non importava la cintura, importava il fatto che stavo usando parole più delle 2.000, cosa che non ho mai più fatto. Adesso non uso più parole, sono dentro il vocabolario attivo. Se no parlerei in un altro modo, senza gesticolare e senza la parlata milanese, che mi aiuta a dire più cose di quelle che potrei dire con le 2.000 parole italiane. Allora, sentimento e sensazione, dove sono nella psiche? Voi sapete che c'è la psiche e la mente. Non sto facendo una digressione, poi tutto torna, vedrete alla fine. Lo sapete che c'è la psiche, sono due cose diverse. Anche se i freudiani dicono che la psiche e la mente sono la stessa cosa, sono due cose molto diverse. La psiche è tanto grande, come dice Eraclito, filosofo antico, 5 secolo a.C.,
per quante strade tu percorra, non arriverai mai ai confini della tua psiche. No comment. No? Molto grande la psiche. La mente piccolina nella psiche sembra importante perché il tuo io è dentro la mente. Il tuo io è ancora più piccolo della mente, è dentro la mente. È un chip della mente. La mente è fatta di diverse componenti. La componente principale nel 2021, tempi del Covid, Vax, Novax, è la ragione. La ragione di cui tutti parlano molto bene. La ragione è la capacità di applicare schemi. Tutti gli animali hanno la ragione, l'ameba ha la ragione, perché l'ameba quando mangia un altro microbo segue uno schema razionale. Ragione viene da ratio, che vuol dire calcolo matematico, aritmetico. No? Cos'è l'aritmetica? L'aritmetica, a certa scuola, è una serie di schemi. Schema addizione, schema sottrazione, schema moltiplicazione, schema radice quadrata, a cui io non sono mai arrivato, e così via. E tu sei bravo in aritmetica se li applichi gli schemi. La ragione serve quando parcheggi. Come si va a parcheggiare? Fermi la macchina e metti in moto la ragione, le giro così, mi metto così. La ragione dal commercialista va bene. Tutti amano la ragione, nessuno parla male della ragione, quanto più uno Stato è autoritario, tanto più si parla bene della ragione. L'opposto della ragione, l'opposto, proprio il nemico, l'avversario, l'eretico è il pensiero. No, la stessa cosa. No, no. La ragione risponde alle domande. Chi l'ha detto? Quando devo farlo? Come devo farlo? Quanto costa? Entro quanto? Che punizione c'è se non lo faccio? Questa è la ragione. Il pensiero risponde a una domanda sola che è perché? Domanda che la ragione non capisce. Non capisci? Se tu vai dal commercialista, l'unica domanda che non ti fai è perché? Perché devo pagare di tasse il 72,31%? Perché 0,31? Ma se tu sei una persona che si vuole bene, non usi il pensiero andando dal commercialista, perché sennò soffri. Se usi la ragione va tutto bene, va tutto bene. E, per esempio, no? Faccio un esempio pericoloso, ma d'altra parte festa della follia, perché c'è l'Italia? Con la ragione dice chi l'ha detto, da quanto, cioè, l'Italia c'è perché l'ha fatta prima, è partito Garibaldi, con Cavour, eccetera, Vittorio Emanuele ha fatto questo e quest'altro, poi sono Teano, poi la presa di Roma il 20 settembre e da quel momento in avanti l'Italia c'è. E la ragione è contenta. Il pensiero dice, no, questo è chi l'ha detto, però a che scopo c'è l'Italia? La ragione, non capisco neanche cosa dice. Come a che scopo c'è? C'è. Sì, ma perché? Questo è il dialogo che può avvenire nella tua mente in qualsiasi momento. Altre domande pericolose sarebbero, perché ti sposi? La ragione dice, come? Perché mia mamma si è sposata, mio papà si è sposato, la nonna e tutto. E il pensiero dice, ma perché? Capite che è diversissimo, no? Poi c'è una cosa che potete usare, la prossima volta che vi corteggia qualcuno, sai, può essere gradito o sgradito. Se è gradito, non usare quello che sto per dirti. Se è sgradito, e ha già cominciato a corteggiarti questa persona, è fatta, cioè è una questione d'onore. Se ha già cominciato a corteggiarti, tu gli hai permesso di corteggiarti, quindi lui ha diritto di dire, dovevi dirmelo prima, a questo punto ci stai, no? Giusto? Beh, più o meno. Tu puoi dire no, però ecco, per evitare questo problema, se la persona ti sta addosso ed è sgradita, il modo migliore è sapere che lui sta usando uno schema razionale.
cioè qui ci sei tu, all'interno di te ci sono tutta una serie di cose che al corteggiatore non interessano, la tua storia personale, la tua parentela, non ne frega niente. All'interno di te ci sono invece alcune, una serie di cose che non indicheremo adesso, che al tuo corteggiatore interessano. È uno schema razionale, per cui deve fare dei giri sempre più stretti, si fa così a corteggiare, no? Deve avere ben chiaro tre cose, che sono dove, quando e che cosa. Tutte cose razionali. Se ti corteggia deve sapere dove si svolgerà il suo trionfo. No? Non può dire ho una 500, no. Questo andava bene a 20 anni, però adesso ci vorrebbe. Quando deve essere libero. Sono tutti schemi razionali nel corteggiamento, no? E tu allora cosa si può fare per scoraggiarlo? Spostare di colpo la cosa dalla ragione al pensiero. Cioè dirgli, me l'ha insegnato una signora questa cosa qui, però non in termini psicologici, dire, allora va bene, usciremo insieme, però prima devi rispondere a una domanda. Perché io devo uscire con te? Vedrete nel corteggiatore uno sguardo smarrito. Lui cercherà di compensare dicendo perché ti amo, perché mi... No, questo qui è perché tu mi corteggi, ma perché io devo uscire con te. Il corteggiatore, dopo alcuni minuti di smarrimento, si ricorderà che ha un impegno e non lo vedi più, perché è rimasto terrorizzato dalla domanda. Perché spostare dalla ragione al pensiero ti cambia mondo, e non c'è nessuna esperienza più violenta del cambiamento di mondo nella psiche. Tutto un tratto che crolla tutto, no? Ecco, non è dannosa, è una bella scuola. Comunque c'è ragione e pensiero, sono nemici, ragione e pensiero. Poi c'è intuizione, complicatissima, immaginazione, ancora più complicata, volontà, morale. C'è anche una cosa che si chiama io, dicevo, nella mente, che sarebbe la memoria. Sarebbe la memoria. Ecco, non ve le spiego tutte perché mi hanno detto che ho solo 3 ore per oggi. 2. Però, giusto per farvi capire, il sentimento è l'alleato principale della ragione, il nemico del pensiero. La sensazione è l'alleata principale del pensiero. Pensiero, sensazione, estrema sinistra, anche anarchica. Sentimento, ragione, ultraconservatori. Perché? Qui ci aiuta la filologia. Allora, se la parola sentimento finisce con mento, la parola sensazione finisce con zione. E dal punto di vista della storia delle lingue romanze è importante, perché le parole che finiscono con mento indicano un atto attivo. Le parole che finiscono con zione indicano un'esperienza passiva. Per esempio, seppellimento è visto dal punto di vista dei becchini. Inumazione è visto dal punto di vista del cadavere. Quindi, sentimento attivo è un sentire attivo. Sensazione passivo, è un sentire passivo. Allora, il dilettante di psicologia potrebbe dire, allora è meglio sentimento. No, assolutamente no. Perché sentire attivo vuol dire che invece di sentire e basta, io dirigo il mio sentire. Questo è il sentimento. Sentimento vuol dire che opero una censura precisa e una forzatura su quello che sento, in modo da escludere la sensazione passiva. Per esempio, un testo di sensazioni passive è il Vangelo, tutti i 4 Vangeli, parliamo degli apocrifi, però i 4, mi rivolgo al teologo, i 4 Vangeli canonici sono testi di sensazione.
quando Gesù è nei guai, reagisce sempre con la sensazione. Per esempio, lo fermano, dicono, fermano Pietro, no? Il tuo maestro paga le tasse, tributo al Tempio, cioè il tributo, non mi ricordo se al Tempio o a Cesare, e Pietro dice, Pietro è un po' il fool, no? È il fool, Shakespeare ha il fool e Pietro è un po' il pagliaccio della situazione, fa sempre le stupidate Pietro nei Vangeli. Gesù interviene e dice, no, cosa? Le tasse. Tuo maestro paga le tasse? Qui è sentimento. Tuo maestro obbedisce? Ha amore di patria? Ha sudditanza? Gesù cosa dice? Adesso ringrazio le campane che... Ma ti festeggia, stai parlando di Gesù. Gesù dice, ah, quanto è una tassa? È un soldo, un denaro, fatemelo vedere. Sensazione. Dice, di chi è? Questo è un denaro? E Gesù dice, bell'oggetto, ben fatto. Di chi è la scritta? Invece, di Cesare. Vedete la sensazione? Non c'è sentimento, eh? Fenomenologia pura. Di chi è la scritta? Di Cesare. E la, questa faccia qui che è dipinta dentro, cioè che è scolpita dentro, di chi è questa faccia qui? Dice, di Cesare. Ah, allora è di Cesare questo qua. Perché ce l'hai in tasca tu? E del perché? Se è suo, è chiaramente suo, no? Sapendo questo, sugli euro non c'è nessuna faccia e non c'è nessun nome se non un nome. Voi sapete di chi? Cioè, se l'unico nome che c'è sugli euro è Mario Draghi, no? Quindi il consiglio di Gesù sarebbe, dice, allora ridai a Cesare quello che è di Cesare, perché magari ce ne ha bisogno, e da quel momento in avanti sei libero di dare anche a Dio quello che è di Dio. Cioè Gesù, in base alla sensazione, prospetta una situazione senza la moneta, cosa che nessuno ha mai praticato dopo da allora, se non uno 1100 anni dopo, che sarebbe Francesco d'Assisi, no? Che la chiamava la povertà, però nella povertà di Francesco d'Assisi c'è l'idea di un mondo senza moneta e senza l'intervento dello Stato. Tutto basato sulla sensazione. Il sentimento invece è l'appoggio che la ragione cerca quando non ha più niente su cui sostenersi. Per esempio, la ragione dice, devi pagare le tasse. Il pensiero dice, perché? Tanta gente non sente il pensiero. Uno scrittore russo, che a me piace molto, che si chiama Tolstoi, ha fatto un libretto una volta che si chiamava Di chi è la colpa? Di chi è la colpa? E diceva Tolstoi, ecco, le cose vanno veramente male. Ci sono 7-8 condanne a morte qui, con sto Nicola II qua. La gente quando fa una manifestazione arrivano i cosacchi, ogni tanto usano la frusta, ogni tanto usano le sciabole. La gente è oppressa, la povertà aumenta, è brutto, e tu ti chiedi di chi è la colpa. E dici, è colpa dello zar. Mi dice, Max, i russi sono 180 milioni di gente grossa, robusta, lo zar è alto così. È sempre distratto, pensa solo a giocare a tennis, no? Non capisce niente. La moglie sta dietro a Rasputin, non, cosa vuoi che questi due stupidini comandano 180 milioni di russi e li obbligano a star male? Non è colpa di Luzar, allora sarà la corte. La corte, dice Tolstoi, ma io li conosco, sono cresciuto lì, sono 5.000 persone, ognuno si fa i suoi affari, 5.000 per lo più corrotti, malati, malati di nervi, se non malati fisicamente, non possono 5.000 farsi obbedire da 180 milioni di persone, è assurdo. Allora è l'esercito, bravo, l'esercito sono 5 milioni di persone, 10 milioni di persone, quindi si sono divisi la popolazione, ma cos'è l'esercito?
dice Tolstoi. I soldati sono come noi? No, dice, perché? Beh, Tolstoi scrive così, no? Perché? Perché hanno le armi. Ah, è vero, hanno le armi. Quindi con le armi loro tengono buone la percentuale di popolazione, giusto? Vedete che è tutto sensazione anche qui, eh? Tengono buona la percentuale di popolazione. Le hanno comprate loro le armi? No. Chi gliele ha comprate? Lo Stato. Ma lo Stato le ha pagate lui? No. Allora a chi ha preso lo Stato i soldi per pagare le armi ai soldati che tengono bloccate 180 milioni di persone? Li ha presi da te. Quindi se tu paghi le tasse, tu paghi le armi dei soldati che poi ti fregano, ti fanno star male e ti fanno impiccare. Quindi se non ti piace il tuo Stato, non pagare le tasse. Questo testo qui, io l'ho nel 1989 pubblicato per Mondadori, è andato molto bene, poi da allora non c'è verso di pubblicarlo. Negli Oscar Mondadori era uscito, ha avuto due o tre edizioni, poi è stato ripubblicato. Io ogni tanto gli dico, ripubblichiamolo, è un volume di 900 pagine, ripubblicare, sì, ma se io scrivo questa roba su Facebook, il giorno dopo, a parte mi chiudono la pagina, anche se dico che l'ha detto Tolstoi, a parte mi chiudono la pagina, però poi dei guai io. Questo è quello che fa il pensiero. Quando la ragione, di fronte al pensiero, ha le spalle al muro, si richiama al sentimento. Poi dice, perché devi pagare? Per amor di patria. No? Quando in un matrimonio in crisi, tu in base alla sensazione ti chiedi, al pensiero, dici, la sensazione ti dà determinati dati sulla tua situazione coniugale, il pensiero ti suscita spontanea la domanda, ma perché devo stare qua? Allora la ragione dice, fermi tutti, c'è il sentimento. Il sentimento è un freno della sensazione, è un freno. Il freno del sentimento ha dalla sua il linguaggio, perché il sentimento e la ragione hanno il linguaggio come cosa fondamentale. Come sai, il linguaggio tu da piccolo non lo sapevi, non sapevi parlare. Il linguaggio si impara con la memoria, la ragione si impara con la memoria, sono schemi da apprendere. Il sentimento si impara con la memoria. Lo so che questo va contro tutta la nostra educazione sorretta per lo più dalla musica leggera, in cui il sentimento è molto pregiato. Ritornerò in ginocchio da te, l'altra non è niente per me, tutte queste cose, no? Eccetera, no? Tutte le canzoni, salvo De André, sono basate sul sentimento, vero, no? Anche Battisti. Quindi uno dice, sarà una roba buona. Sì, mica tanto, perché è una cosa che impari, cioè per riuscire a distinguere i vari gradi di sentimento, i comportamenti limitanti del sentimento, tipo l'amicizia, no? Perché l'amicizia è un sentimento. L'amicizia cos'è? E l'amicizia vuol dire, se tu sei amico di qualcuno, cominci a limitare le tue sensazioni rispetto a questa persona, per cui noti che ha una serie di cose che non ti piacciono per niente, ma siccome sei amico fai finta di non notarle, anzi le ipercompensi dicendo, per ogni cosa che nascondo aumento un lato positivo. Questo è il sentimento. Nell'amore, l'amore è un sentimento. Nell'amore cos'è? È un blocco di sensazioni terribile, perché posso dirlo, no, questo? È un blocco di sensazioni terribile, perché sai com'è, no? Ci sono due fasi, c'è l'innamoramento e l'amore. L'innamoramento è bello, è sensazione, è bello l'innamoramento. Cioè tu vedi una persona che ti colpisce tantissimo e ti innamori di colpo, questa persona qua. E non ti compromette minimamente. Cioè, sei solo innamorato, non hai ancora detto, non ho promesso niente, no? Poi magari ti va bene, vi frequentate. A un certo punto uno dei due non tiene più, cioè gli saltano i nervi, e dice a te, ti amo. La tua reazione, vista rallentatore, è più o meno questa. Cioè, dice, ti amo. Però
Perché cosa vuol dire ti amo in italiano? In inglese sarebbe diverso. I love you vuol dire tutta un'altra cosa. Dal punto di vista filologico, love ha la stessa origine di libertas, LB, come lieben o liubit in russo, lo stesso. I love you vuol dire tu sei talmente importante per me che nel mio territorio sei libero di fare quello che vuoi. Questo vuol dire I love you. Per cui un bambino può dire I love you alla mamma senza che si chiami lo psichiatra. Il confessore, il prete può dire I love you a un parrocchiano senza rischiare niente, no? Lo psicanalista può dire alla sua paziente senza che questa vada all'ordine dei medici dopo, subito dopo. Invece amore viene dal latino amor, che vuol dire possesso su una persona. Possesso su una persona. Quindi è un sentimento. Love è una sensazione. Amor è un sentimento. Inquadrato, legittimo, quel sentimento qui è traducibile quando ti dice la persona io ti amo. Praticamente cosa vuol dire? Vuol dire dal momento in cui ho detto, molto limitante, dal momento in cui ti ho detto ti amo, da questo istante tu non puoi fare l'amore con nessuno al di fuori che con me, perché sennò sei veramente stronzo, guarda, perché di fronte a me che ti amo tu vai con qualcun altro, no? Io te l'ho detto e allora ti vincolo, per questo la tua reazione davanti al ti amo è... Allora, la tua risposta però non puoi dire, non sono d'accordo. Allora, dici, allora anch'io ti amo. Sì, e la dici, va bene. Però anche nel mondo pari. Sassone è così, dai. No, anche no. Se usano love. Chi hai conosciuto? Chi hai conosciuto nel mondo anglosassone? No, nel mondo anglosassone, siccome non c'è proprio l'amor, se uno si sposa con un altro, si fa il contratto. Qui si vede nel caso di tradimento, nel caso, perché manca quella cosa lì, manca l'amor, non c'è l'equivalente di amor. In spagnoli te quiero. In spagnoli c'è tutte e due, hanno te quiero e te amo. Te quiero è più serale, te amo è più ufficiale. ecco, nel momento in cui scatta l'amore, cioè il sentimento, l'innamoramento finisce, basta. Innamoramento eri tutto sensazione ed era bello, è molto bello avere una persona che è attratta da te per sensazione, perché vuol dire che è attratto dal tuo odore, dalla lunghezza delle ciglia, dal modo in cui appoggi la gamba. Una persona che è data la sensazione è sempre lì, è così, no? Quello che ti ama, no, tanto l'amo. No, no, tranquilla, però non nota il parrucchiere, per esempio. Ti ama, tanto non si accorge che è dato il parrucchiere. O che hai cambiato profumo. Sensazione la sospesa. Naturalmente, amandoti, elimina tutta una serie di sensazioni che potrebbero attirarlo verso altre persone. Porca miseria. Quindi, sensazione è una fregatura. Sì, ci sono molte canzoni sul sentimento, pochissime canzoni sulla sensazione, sono pochissime, perché? Perché è chiaro che sentimento più ragione piacciono a un governo, e più il governo è autoritario, più il sentimento e la ragione piacciono al governo autoritario. Invece il pensiero e la sensazione, come già diceva Socrate, danno enormemente fastidio a un governo. Posso farti una domanda? Sì, sì. Ma se bruciasse la città da te io tornerei. Da te, è amore, Massimo Ranieri, è sentimento e sensazione. Dunque, questo qui è chiaramente una retorica da frustrato, da se bruciasse la città indica un profondo odio verso la città natale o la città in cui abita, per cui non è che dice se capitasse qualcosa. Se bruciasse, tornerei. Se bruciasse tornerei. Per cui dice, io di fronte a tutto il mondo,
si perde qualsiasi significato che può avere la città per me, perché non voglio vederlo, vedo solamente il significato che hai tu, per cui il Duomo, Navigli, l'Arena, Castello Sforzesco, Milano, no? Castello Sforzesco, non mi frega niente, perché la sensazione è una sospesa, non so neanche chi l'ha fatto il Duomo io. Il Castello Sforzesco non mi interessa niente, sì, so che c'è. Io sono legato per sentimento a te, per cui mollo tutto, vengo da te, cosa mi interessa? Non, magari un pompiere che canta, è bruttissima come canzone. Tristissima. Ecco, dicevo, il sentimento si impara come la ragione, come gli schemi, attraverso il linguaggio. E qui si torna al vocabolario attivo. Cioè, la ragione è commisurata a un vocabolario attivo che cambia di epoca in epoca, in Italia sta scendendo. Era 2000 10 anni fa, adesso probabilmente sarà 1500. La ragione limita, il sentimento limita, il vocabolario attivo limita, tenendo conto che poi il linguaggio è un grosso intralcio. Uno dice, ma no, non è vero, Humboldt dice che il linguaggio perfeziona le parole. Tedesco dell'Ottocento, vocabolario attivo a 50.000 parole, altro che, ma attualmente no. Il linguaggio è molto traditore. Faccio qualche esempio di linguaggio. Il rosso d'uovo. Tu hai mai visto un rosso d'uovo? Il rosso d'uovo è rosso? Hai mai visto un uovo con l'interno rosso? No, è arancione. Il giallo del semaforo. Dove? È arancione anche quello lì. Perché si chiama giallo del semaforo e rosso d'uovo? Ma soprattutto, il vino bianco. Ma è latte bianco. Il vino è dorato. Quello chiaro è dorato. Ma se tu vai in un bar e dici mi dà del vino dorato, il sentimento del barista comincia a dire persona pericolosa, perché è diversa, vorrà dei soldi, forse una rapina. E il linguaggio ha queste imprecisioni terribili, oppure non so, ha dei vuoti mentali il linguaggio. Per esempio, tu sai dire in italiano che sapore ha una pesca? Di cosa sa una pesca? Se direi che sa di pesca. Ma sì, ma la pesca di cosa sa? Se ci provi, hai un grado di frustrazione che è tremendo. Ma porca miseria, non riesco a dirlo. Lo so cos'è una pesca. Lo so che sapore ha una pesca. Non riesco a dirlo. E non c'è... Cioè, sono tre cose più brutte, però è molto brutto quando tu sai qualcosa e non riesci a dirla, perché hai qualcosa dentro che non riesci a comunicare, è brutto tenerla lì. Allora, per evitare questa bruttezza, cosa fai? Elimini quel qualcosa che non riesci a comunicare, tutto quello che non riesci a comunicare lo elimini, non importa, e le sensazioni sono in gran parte delle cose che tu non riesci a comunicare. Perché? Perché la lingua è cresciuta sul sentimento e sulla ragione. Allora bisogna fare a meno delle parole. Guarda, se si riuscisse sarebbe un gran vantaggio, non collettivamente, perché un telegiornale senza parole sarebbe tristissimo. Cioè, c'è la sigla. Anche questa conferenza senza parole sarebbe... Infatti, triste. Però immaginate un telegiornale. Con l'annunciatore che fa, basta, è finito. Non in questo senso, però per te, per conto tuo, c'è un filosofo bravo che faceva il vescovo, ma anglicano, sposato, felicemente sposato, si chiama Berkeley, dice io sono un filosofo, per cui uso le parole, però se volete fare strada nella conoscenza, non usatele,
non usatele. Perché se tu ti liberi delle parole, ti accorgi che sai già tantissime cose. Le parole limitano, perché sono poche, perfino in inglese, sono figurine in italiano, perfino in inglese sono poche. Per cui tu elimina le parole e questo... E poi, a parte Berkeley, che inizio Settecento, c'è Shiva, nello shivaismo, che dice non c'è nessun atto di conoscenza per la gente normale che sia slegato dalle parole. Quindi bisogna liberarsi dalle parole. Se tu riesci a eliminare le parole, tu sai da che punto arrivo io. E anche Gesù non scherza a questo punto di vista, dice le parole che vi dico non bastano, io vi parlo, dice Gesù nei Vangeli, nonostante le parole, non con le parole, vi parlo nonostante le parole. Poi figurati, lo prendono invece per in parola, cioè quando per esempio dice questo è il mio corpo, cioè questo pane è il mio corpo, questo vino è il mio sangue, poi per migliaia di anni continuano a prendere il pezzetto di pane e in alcune chiese, per esempio la chiesa ortodossa, anche il bicchierino di vino. Come se Gesù lo sapesse sarebbe arrabbiatissimo. Dice, ma era una metafora, non intendevo che tu... Ecco, non riesco a immaginare la reazione di Gesù di fronte a una messa, detto tra noi. Quindi se tu riesci a disattivare le parole, disattivi il sentimento e la ragione? Sì, il bello è che se li disattivi non li perdi, perché sono così insediati nella tua mente fin da bambino, perché a scuola, la scuola era tutta sentimento e ragione, il lavoro è tutto sentimento e ragione, i tuoi rapporti sociali sono in grandissima parte sentimento e ragione, salvo quelli che non si dicono a nessuno, che sono sensazioni e pensiero. Non si dicono. Non ho capito. Non si dicono a nessuno. Vuoi sapere proprio? Non si dicono a nessuno. Vabbè, basta. E basta che disattivo questa cosa e che mondo mi trovo? Ma ti trovi un mondo... Ti trovi un mondo che ti obbliga a essere, a seconda del tuo umore, o geniale o pazzo. O geniale o pazzo. Se sei giù di corda, ti sembra di essere pazzo. Se appena appena hai mangiato bene, ti sembra di essere geniale. È una variante così. Un gioco di luci. Noi siamo i tecnici delle luci della realtà. Ognuno di noi, no? Sapete cos'è il tecnico delle luci? A teatro, importantissimo. Io non lo sapevo finché non ho fatto teatro, non lo sapevo questa cosa qua. Pensavo, c'è il tecnico, l'attrice mi dice, bisogna parlare col tecnico delle luci. Beh, ma lì parlaci. No, no, parlaci, perché fa lui la regia. Il tecnico delle luci. Il tecnico delle luci, che è uno che si arrampica su per i teatri, è un atleta, ti trasforma una scena con due riflettori. Cioè puoi risparmiare tantissimo sul palcoscenico grazie alla luce del tecnico delle luci, perché ti inquadra quello che vuoi, ti fa risaltare qualcosa, ti allontana qualcos'altro. E noi siamo i tecnici delle luci di tutto il nostro mondo, ognuno di noi lo è. Perché a seconda di come sistemi le luci cambia tutto. Se metti delle luci brutte vai fuori e ti uccidi. Se metti delle luci giuste sullo stesso schema vai fuori e ti innamori di qualcuno. Tutto il tecnico delle luci. Ecco, quel tecnico delle luci lì può decidere se tu, eliminando, non perdendo, ma eliminando ragione e sentimento, diventi, usando solo pensiero e sensazione, diventi un genio o un pazzo. Pazzo e triste. Perché diventi? Dunque, perché con la sensazione tu acquisti immediatamente un numero di informazioni enormemente superiore a quelle che ti arrivano col sentimento. C'è il verbo processare adesso, che naturalmente viene dall'inglese. You process, il decuplo delle informazioni, se tu pensi per sensazioni, se tu fai caso di sensazioni. Faccio un esempio. Guardatevi intorno adesso in base alle sensazioni e basta.
Innanzitutto vedete un sacco di roba che non avete visto prima. Vedete che questo è giallo. Vedete che quella lì è una quercia e che è già autunno, perché c'è già giallo sulle foglie. Ostia, è vero, c'è giallo sulle foglie. Allora è finita. Per quest'anno è andata, no? È vero, non mi ero accorto. Vedete che la corteccia della quercia è diversissima dalla corteccia di un, che sia un faggio, di un acero. No. C'è la corteccia di un faggio è molto, molto diversa. E guardando ti sembra di, con le sensazioni, ti sembra che abbia un significato profondo questa diversità. Cioè che vedendo la corteccia di una quercia dici, se guardi bene a Milano diresti, la Madonna. Cosa che col sentimento dici, una quercia, questo è il sentimento. No, quercia. Ragione, pericolosa, cade qualcosa? No. Quanto costerà? Questa è la ragione. mi dà dei vantaggi? Devo fare qualcosa di fronte? No, quindi sono tranquillo. Sensazione invece è una quercia. E comincia ad arrivare una serie di informazioni. Pensa guardando con la sensazione la persona che ti è seduta accanto e che non conosci. Sai quasi tutto, ti sembra di sapere tutto di lei guardando con la sensazione. Vedi con sentimento, pensi, ma innanzitutto è italiano o no questo? Se non è italiano sarà extracomunitario, magari è svizzero. Se è svizzero è extracomunitario. Svizzero. Oppure magari è asiatico, sarà mica un afghano. Questo qui è tutto, perché gli stati sono sentimenti, eh? Cioè, se tu vai al confine di qualsiasi stato, la tua sensazione non rileva niente. Non rileva niente. No, quando l'erba. Passi in Svizzera c'è sempre più pulito rispetto a Como. Questo è il sentimento. Il sentimento. È la sensazione che è tutto più bello. Ma perché Como è Como. Però se passi da Varese, sono puliti uguali. Como è un po' triste. È grigia, non, scusate questa cosa tra lombardi, Como è, qualcuno è di Como qui. Il confine te lo devi sapere a memoria che passa di lì, perché la tua sensazione non ti rivela nessun confine. Parlando tra le cosiddette razze diverse, ti accorgi che la razza è un fatto di sentimento, perché c'è più somiglianza tra una persona di un paese e una persona che è nata 3.000 km più in là di quanta ce ne sia tra un siciliano e un turco. C'è più somiglianza di quanta ce ne sia tra un siciliano e un napoletano, no? Quindi la tua sensazione nota che ci sono dei rapporti tra le persone che prescindono dai confini dell'appartenente nazionale, ma c'è lo Stato è il sentimento. Stato, sentimento, amicizia, sentimento. Poi, per dire, secondo voi il tempo è sensazione o sentimento? Non lo chiedo perché magari siete stanchi. Quanti minuti c'ho ancora? Ce l'abbiamo con 10 minuti, poi magari facciamo se c'è una... Questo è il tempo. C'è la possibilità di chiacchierare. Questa qui è ragione, questo. Quanti minuti c'ho ancora? E lui ha applicato uno schema, dunque 1 ora e mezzo, ne ha parlato per 1 ora e 20, quindi naturalmente ancora 10 minuti. Tutto torna? Sì. Sentimento? Sì, speriamo che si sbrighi, che non vada fuori più di tanto, se non mi vengono i nervi. Questo è il sentimento. Sensazione, il tempo, la sensazione non conosce il tempo, non più pari da idea. Se tu guardi con la sensazione un orologio, tu dici, perché la lancetta più lunga va più svelta? Allora la ragione ti dice, perché la lancetta più lunga indica i minuti, e perché va avanti di 5 in 5?
e quando indica 6, si vede sull'orologio, indica 6, tu dici che sono le 30, c'è scritto 6, la sensazione dice che bel gioco, interessantissimo, no? Si gioca, sentimento rimane perplesso, la ragione dice, guah, cioè la sensazione dice che bel gioco, la ragione dice come che bel gioco, è serissimo questa cosa qui, è uno schema da applicare, ma la sensazione non sente il tempo, soprattutto non sente che i minuti sono tutti uno uguale all'altro, ci sono per la sensazione dei minuti che durano tantissimo, tantissimo, e dei minuti che durano niente. Per esempio, tu devi andare al ristorante alla sera, c'hai fame, la strada in andata è lunga, dopo mangiato torni, magari con persone simpatiche, e sei già al parcheggio, e dici come mai? Perché la distanza è la stessa, i passi non sono cambiati, la sensazione non riconosce le due esperienze come paragonabili. La sensazione conosce una cosa che il sentimento non ha mai capito, che è l'adesso. Adesso. Il sentimento dice adesso, cos'è adesso? Adesso sono le 4:31. Questa è la ragione. Sono le 4:31. Il sentimento dice devo fare qualcosa. No. Allora sono tranquillo, sì. L'adesso della sensazione invece è un adesso che non ha limiti. Cioè, il tuo adesso, nella sensazione tu ti accorgi, questo lo diceva uno psicologo affascinantissimo, Pierre Janet, negli anni 20, diceva l'adesso non ha limiti. Non solo non ha limiti, ma la sensazione dell'uomo conosce soltanto l'adesso. Hai solo l'adesso. Tu non c'hai il poi e non hai il prima. Hai solo l'adesso, che è spostabile. Per cui se tu ti ricordi com'eri a 5 anni in settembre, prima che cominciasse la scuola, quel ricordo, se è forte, è adesso. E comunque sia, lo fai diventare adesso perché lo crei in questo momento. Se tu sei un attore che sta preparando uno spettacolo, lo spettacolo, se durante le prove ti comincia a riuscire bene, lo spettacolo è già adesso, anche se andrà in scena tra 3 mesi. E l'adesso è sempre... Tu non hai mai visto passare un adesso, dice Pierre Janet. Tutto è adesso. E poi Pierre Janet dice, guarda che questo adesso qui, la memoria non è come credi tu, la memoria, la ragione dice che la memoria è un archivio, perché l'archivio, perché la ragione pensa per archivi, ma la memoria è una sonda, cioè il passato non è passato, tu puoi raggiungerlo come ti pare. E in assoluta serietà Pierre Janet, che era famoso in Francia, era compagno di banco di Freud, a Parigi, quando Freud era a Parigi, però siccome Freud ha prevalso e Freud della metafisica del tempo non gli è mai interessato niente di niente, allora Pierre Janet è rimasto in ombra, ma tornerà fuori perché con l'importanza che la fisica sta dando al tempo e alla temporalità tornerà fuori anche Pierre Janet. Dice qui con l'adesso, se tu impari a usare l'adesso con le sensazioni, ma noi la prossima volta ci vediamo sulle mura di Orleans e viene anche la Giovanna d'Arco a chiacchierare con noi, perché possiamo andare nel 400. Chi le ha detto che non possiamo? Essere è un sentimento o una sensazione? Da questa risposta dipende tutto il tuo futuro, quindi non darla subito. Pensaci, e quando sei di buon umore, dopo mangiato, provo a domandarti, ma essere quello che sono io, è una sensazione o un sentimento? Perché se è una sensazione, io li mando tutti quanti a quel paese, quelli lì, tutti gli impegni che ho preso, a me non me ne frega più niente, perché se essere è un limitare quello che sono, se penso essere tutta forma di sentimento, e questo è un limite a quello che sono io,
Io non ci sto perché sto dalla parte della sensazione e la mia sensazione non mi tiene dentro il sentimento che io ho di me. Naturalmente, se fai questo discorso a qualunque persona che non abbia un minimo di infarinatura di filologia eccetera, pensa che tu sia un essere cinico che disprezzi i sentimenti e che bada solamente alle sensazioni, che non è vero. Il cinico vero è il sentimentale, il cinico che nega con grande tranquillità la spontaneità, la realtà. Ecco un'altra cosa: verità è un sentimento o una sensazione? Con questo poi chiudiamo perché posso parlare un'ora e mezza. Verità è un sentimento o una sensazione? Do qualche istante per pensarci. Non sforzatevi, cioè piuttosto l'effetto sarebbe: me l'ero mai chiesto? Cioè, se il sentimento è una fregatura, se è una sensazione, verità, realtà è una sensazione, questa è una sensazione, ma verità. Dunque, dipende in che lingua lo dici. Nelle lingue occidentali, truth, veritas, vedete, truth vuol dire due cose, vuol dire fede e verità, no? Vedete che vuol dire? Cioè, quando Elvis Presley canta Please be true, non intende dire per favore sii vera, per favore mentre sono via, non fare come l'altra volta, sii mi fedele. Dire questo. Verità, compare naturalmente nei Vangeli questa parola, quando dice la verità, conoscerete la verità e la verità vi farà diventare liberi. Ecco, questa frase in italiano non ha senso, è ipocrita, perché verità è un fatto sociale in italiano, verità è un fatto sociale. Cioè verità, sai, si dice la vera, no? Cos'è la vera? La vera è la tua, il tuo vincolo con una determinata regola. Per stabilire quello che per te è vero, tu fai un processo, un'operazione mentale, fulminea, perché hai imparato da piccola, per cui sai farla molto bene. È come se sei davanti a un Parlamento. No, in questo Parlamento ci sono davanti i genitori, quasi tutto il tuo parentado, tutti gli amici principali, gli estremisti sono messi estrema destra e estrema sinistra, poi tutte le persone che stimi, conosciute direttamente, non conosciute, televisive, non televisive, poi alcuni autori che hai letto, Dio, gli angeli, da qualche parte c'è anche qualcun altro, una nutrita rappresentanza della folla, della massa, che a te non piace ma di cui hai paura, e per decidere se qualcosa è vera o no tu fai questo: tu ti presenti al tuo Parlamento e dici ho avuto questa idea qua. In un attimo il tuo Parlamento fa è sufficiente questo, allora tu dici no, la ritiro, questo parlando con te stesso, non è vera, è solo una mia impressione, frase che in un altro contesto culturale non avrebbe senso. Noi possiamo dire non è vero, è solo una mia impressione. Un greco direbbe non capisco, se una tua impressione non è vera, per noi invece non è vero. Mi è sembrato a me, però siccome mi è sembrato faccio retromarcia perché voi tutti dentro di me non siete d'accordo. La verità è un fatto sociale e tutto il tuo rapporto tra te e tutto il Parlamento è tutto basato sul sentimento di inferiorità, di superiorità, di potere, di quello che ti pare. In greco, la parola perché indica, i Vangeli sono scritti in greco da uno che pensava in greco, da persone che pensavano, non sono scritti in ebraico e tradotti in greco i Vangeli, assolutamente, neanche Marco, sono stati scritti in greco da, forse Matteo da un ebreo, però da gente che pensava in greco e che aveva letto anche molto Platone, tra l'altro, e Aristotele. E Giovanni dice
quella che conoscerete, che vi farà diventare liberi, non è la veritas, è l'aletheia. Aletheia. Aletheia in greco è un alfa privativo, vuol dire non. Lete in greco, lete, vuol dire dimenticare. Aletheia vuol dire quello che dentro di te, nonostante gli sforzi che tu abbia fatto o che abbiano fatto altri su di te, non riesci a dimenticarti. È un concetto di verità totalmente individualista. Quella ti fa diventare libero. Quella ti fa diventare libero. Non la verità razionale a cui noi ci rassegniamo e che ci frega nella maggior parte dei casi. Poi dice, allora mettiamo in pratica, non si può mettere in pratica quello che vi ho detto, non si può. Tutti quelli che ci hanno provato sono finiti male, molto male. Francesco ci ha provato e come sapete è morto di rabbia. Cioè, quando è tornato dall'Egitto ha visto che stavano cominciando a costruire delle chiese francescane, si è arrabbiato. A Bologna, per esempio, ho visto una chiesa, ha preso una scala, è salito sul tetto e ha cominciato a buttare giù le tegole dicendo le chiese noi non le facciamo, non ci servono le chiese a noi, è chiaro? Niente giri di soldi. E gli ha detto, se lei non scende, chiamiamo i carabinieri perché lei sta danneggiando un bene pubblico. Cioè, già i carabinieri allora. Per dire, vedi le parole. I gendarmi, chiami i gendarmi. È dovuto scendere e poi si è ammalato di fegato, diventato cieco, sordo, è venuta quella cosa alla pelle ed è morto. Prima di morire ha tentato, ha fatto questa cosa bellissima, ha scritto il Cantico delle Creature quando stava molto male, stava già molto male, e c'erano tutti gli altri francescani, alcuni che dicevano dai dai su, intanto non scampi, vediamo di finirla in fretta, così cominciano le reliquie, comincia il culto, girano un po' di soldi, che c'è per bisogno, con tutte le chiese. Lui lo sapeva. E il Cantico delle Creature è una delle cose basate sulla sensazione più eretiche che ci siano nella storia del pensiero occidentale, a parte il fatto che nel 1200 è un testo sacro non in latino, in dialetto, in italiano umbro. E non è perché Francesco era ignorante, Francesco era coltissimo. Francesco era il soprannome, non so se lo sapete, lui si chiamava Giovanni. Francesco vuol dire il francese. Perché? Perché questo parla sempre in francese. Sa a memoria tutte le chansons de geste. Quando chiede l'elemosina, Francesco aveva l'abitudine di chiedere l'elemosina facendo un inchino e parlando in francese forbito. Naturalmente non gli davano niente perché sentivano presi in giro. Siamo lasciati. Era un attore. Un po' di tempo, se ci fosse un attimo. Che cosa c'è di pericoloso nel Cantico delle Creature? Provate a leggerlo. Quante volte compare la parola bello? Primo punto terribile per un cristiano. Perché dice il sole è bello. Il fratello sole, molto bello, complimenti Dio, l'hai fatto proprio bene, proprio buon gusto. La luna, bella la luna, bella. Il fuoco, il fratello fuoco, è bello. Un cristiano dice, no, guarda che stai sbagliando religione, cioè non è bello il sole. Innanzitutto non è tuo fratello perché tu non vali niente, è lui un astro. E quindi non credere di essere chissà chi. Solo perché tu ti senti chissà chi, il tuo sentimento di te deve essere vale niente, ma il mondo creato è brutto, è una valle di lacrime. Infatti non so se ho giuste informazioni, ma non è un canto liturgico il Cantico delle Creature. Carca miseria. E perché cambierebbe tutto il mondo, c'è una religione basata sulle sensazioni come quella che ha mollato Francesco tipo patata bollente mentre stava per morire, dice cavatevela con questa, dopo come avete rovinato il movimento francescano, cavatevela con questa,
poi finché cominciate a capire cosa vi ho lasciato lì sarò già morto. Ma e tra l'altro Assisi, sapete, è una basilica che non ha miracoli, che è triste, vuol dire che è arrabbiato. Vuol dire che è arrabbiato. Ecco, più o meno sì, poi io in realtà pensavo di fare un altro ore e mezzo, sul serio. Però ci sono gli altri, però ci sono gli altri. Sentimento, dicevo, ci sono anche gli altri. Pensavo che non fosse una contraddizione, che coi mondi paralleli si potesse parlare lo stesso, però praticamente ho finito, insomma.